Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. E allora ci siamo, buonasera con noi anche Ilaria Cuomo, giornalista. Ciao Daniele, è un piacere essere qui con te e con il nostro ospite speciale. Sì, è davvero un ospite speciale, Marco Leonardi, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Ciao, piacere anche per me ovviamente esserci. E allora non potevo non aprire con un clip, Marco, se mi autorizzi lo mettiamo subito. Certo. Dobbiamo vincerla questa partita. Sì. E poi vinceremo pure il mondiale. Siamo forti. Però prima dobbiamo vincere questa. Giusto. Dobbiamo farlo per noi. Sì, per noi. Bene. Per loro. Sì, vero. E per le Malvinas. Sì, vero. E per l'Argentina. Dobbiamo battere gli inglesi. E allora Marco, ci siamo, ecco, era Una l'anno 2007 dove ha interpretato Diego Armando Maradona nel film La mano di Dios di Marco Risi. È Esatto. un'interpretazione emozionante, dobbiamo dire che è particolare perché ha interpretato una persona che era ancora in vita. Beh, certo, quando si fanno film su personaggi in vita è sempre molto, molto difficile. Intanto, vabbè, una bella sorpresa, non me l'aspettavo. Quindi così mi sono rivisto questo film e non lo vedo da almeno, non lo so, forse 10 anni. E avete preso una bella scena, tra l'altro, la scena dello spogliatoio dove incoraggia la squadra, perché erano pronti a scendere in campo contro l'Argentina. In quei momenti la squadra dell'Argentina stava facendo molto bene il campionato, però questa era una partita con un sapore diverso, perché qualche anno prima ci fu lo scontro per le isole, le Falkland, che vinse l'Inghilterra. Quindi, se si può dire, diciamo, anche una, come posso dire, una specie di rivincita da parte degli argentini. E poi il grande campione già esisteva, perché Maradona era almeno 10 anni che veniva eletto come migliore al mondo, come calciatore. Però là nasce la leggenda, nasce la leggenda, nasce il gol astuto di un uomo che sa pensare nel campo in modo veloce, fa il gol con la mano, che lui dichiara, tra l'altro, mi sono divertito, è come se avessi rubato un portafoglio a un inglese, se sono le sue parole. E qua fa vedere quella parte dolce e scugnizza che comunque, no, era Maradona. E quindi poi, per togliere i dubbi, oltre il gol con la mano, ne fa uno tutto con i piedi, che è stato il gol della storia, cioè dove oggi Da poi niente. centrocampo. Inimenticabile sicuramente, Marco. Purtroppo, sicuramente è nel 2007 il film, ma abbiamo cominciato così anche per onorare questo El Pibe de Oro, questo grandissimo e indimenticabile calciatore. Il lato positivo è che grazie anche alla tua presenza in questa 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, non soltanto possiamo approfittare per ricordare appunto il grande Maradona, ma in qualche modo anche per i più giovani che ci stanno seguendo e che magari nel 2007 erano piccini, è anche un'occasione per andare a riprendere questo film e grazie a te e anche al tuo volto che hai prestato, ecco, a Maradona nel film, in qualche modo possiamo ricordare il grandissimo calciatore che è stato. Certo, sono sicuro che anche i più piccoli sanno chi è Maradona, è un'icona. Ora bisogna dirlo, purtroppo in questi giorni, visto la scomparsa di una settimana fa, 10 giorni fa, insomma, più o meno, ecco, conserviamo tutti il dolore, no?
per Maradona, che poi non ce l'ha fatta, poi in fondo è anche morto in età giovane, perché 60 anni, lasciando figli e nipoti, è abbastanza triste la cosa. Io poi mi sono cresciuto, al di là del film, non l'ho interpretato, ma mi sono cresciuto, io non sono del 2007, sono del 71, quindi l'ho visto giocare, l'ho visto giocare proprio qui allo Stadio Olimpico, andai a vedere... ed è un momento triste, un momento triste. Però beh, io voglio sempre vedere il lato positivo delle situazioni, ed è bello averti ecco qui con noi, perché poi rivedremo il film con il tuo volto, che in qualche modo è un onore anche al grande Maradona. Prima però hai detto una parola che mi ha un po' acceso una lampadina, hai detto no, è un po' uno scugnizzo. Tu di scugnizzi mi sa che te ne intendi, perché nell'anno mio di nascita, il 1989, hai partecipato proprio al film Scugnizzi di Nanni Loi. Esatto, il film di Nanni Loi. Ma pensa che... no, mi fa piacere che citi questo film, perché anche su questo film sono molto legato a Napoli. Questo in particolare, perché comunque presero ragazzi che venivano dalla strada, quindi diciamo più o meno veri scugnizzi. Io ero l'unico di Roma, sono originario calabrese ma vivo a Roma, ed ero l'unico che comunque non so, scugnizzi, avevo un'altra realtà, già lavoravo nel cinema, e quindi è stato molto bello fare questo film, condividere le giornate con questi ragazzi di cuore. Il film era su questi giovani, sul carcere di Nisida, che poi all'interno creano questo spettacolo teatrale, eccetera, eccetera. Insomma, ho dei ricordi bellissimi. In qualche modo sei in parte, per quanto riguarda il tuo palmarès, che è ricchissimo, ricordiamolo, però diciamo che con Scugnizzi e con la mano di Dios, diciamo, possiamo dire che una parte di te è anche partenopea. Sì, certo che sì. Ma infine anche un anno fa, uno o due anni fa, non ricordo più, era a Napoli a girare questo meraviglioso film che si chiama Martin Eden, che è tratto dal libro di Jack London, dalla regia di Pietro Marcello, dove Martin Eden lo fa Luca Marinelli. Noi abbiamo presentato il film a Venezia 2 anni fa, Luca ha vinto... vinse la Coppa Volpi, e proprio tra una settimana adesso è candidato a European Film Awards, che sono gli Oscar europei. Quindi il film è a 4 nomination: miglior regista, miglior attore ancora per Luca, sceneggiatura e miglior film. Quindi me le stai servendo tutte le domande, me le stai servendo proprio sul piatto d'argento, perché tu hai lavorato anche ad un film che ha vinto il premio Oscar, e parliamo di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Sì, anche ho avuto la fortuna. Non ti sei fatto mancare niente. Ah, vabbè, sai, insomma, così, questa è la mia carriera, c'è sempre un po' di fortuna, c'è sempre l'attenzione, magari ecco, nello scegliere... Posso dire una cosa? Io quando si parla di talento, io non credo nella fortuna, e tu sei un talento, non sei fortunato. Io ti ringrazio e mi tengo questo complimento ben stretto, ti ringrazio. Dopo tutti i successi, diciamo che il mio complimento è un po' misero rispetto a tutti. Fanno sempre piacere, non c'è un complimento misero e uno meno misero, sono tutti belli, almeno per me è così. E allora Marco, allora ricordiamo un po', ma il tuo esordio cinematografico in La sposa era bellissima. Sì, ma tu mi fai domande di che parliamo di 37 anni fa, quindi io non è che posso approfondire più di tanto. Ricordo ovviamente che il protagonista era la mamma e figlio. La mamma era Angela Molina, che comunque attrice spagnola ma molto conosciuta in Italia, e quindi Angela, anche lei di statura molto bassa, e cercavano un attore che non fosse estremamente più alto di lei, quindi per la prima volta, a favore mio, essere basso come Maradona, no, ha giocato a mio favore. Prima, in quegli anni, per La sposa era bellissima, certo. Ovviamente non sono stato scelto, credo, solo per l'altezza, ma anche per altro,
e poi per il film di Maradona. E quindi ecco, insomma, lì, e lì è stato il mio primo film da protagonista, appunto. Marco, ed ancora passiamo dall'88, poi andiamo al 92 con il film Come l'acqua per il cioccolato. Ah, bene, bene, questo è un po' più recente, quindi vi ricordo meglio. No, però mi attacco alla domanda fatta da Ilaria. Cinema Paradiso. Ha parlato di nuovo Cinema Paradiso, film comunque che ha fatto il giro del mondo, vinse a Cannes, ha vinto il Golden Globe e poi vinse l'Oscar. Quindi sai, quando fai un film così che viene presentato, che tutto il mondo lo ha visto, ecco, in questo caso... No? Ha giocato a mio favore, perché il regista Alfonso Arau, quando vede il film, disse: ah, questo este è Pedro era il personaggio mio in Come l'acqua per il cioccolato, che fu un grande successo a livello proprio mondiale. E aggiungo che Cinema Paradiso e Come l'acqua per il cioccolato attualmente, se non erro, sono i film stranieri che hanno più incassato negli Stati Uniti, quindi una bella doppietta, dai, che ci tengo a ricordare. Marco, da questa bellissima doppietta, Ilaria, però dobbiamo passare anche alla fiction del Canale 5 con il capo dei capi. E cosa devo dire? Credo che la domanda precedente era troppo passata, quindi adesso parliamo un po' di questa esperienza invece televisiva. Passiamo dal cinema alla televisione. Sì, a me piace fare le televisioni, se sono bei ruoli e dei bei progetti io li faccio volentieri, come ho fatto appunto il capo dei capi nella storia su Rina, io facevo il cognato Calogero Bagarella, e anche là insomma mi sono incontrato con un buon gruppo di attori, è stata una bellissima esperienza, ecco. Ma dopo tutti questi successi, hai ancora qualche sogno che hai voglia di realizzare? Ma sai, c'è sempre voglia di fare, a me piace nella vita, se ho 100 di fare 101, vabbè, poi 102, voglio dire, perché fermarsi? Se si può, si fa. Però guarda, quando mi dicono hai un sogno nel cassetto, tutti si aspettano una risposta del tipo vuole fare regista, vuole fare quel film con quell'attore... Io la faccio molto semplice, mi piacerebbe terminare la carriera che posso dire, beh, ho fatto 120-130 film, adesso sto a 70. Beh, allora siamo a buon punto, insomma, ne mancano soltanto 30. Però la cinquantina, perché passare i 100 mi piacerebbe. Quindi... Però Marco, la curiosità è per quanto riguarda il ruolo sempre interpretato, se c'è magari un ruolo che... come avventura, tu dici non l'ho mai fatto quel tipo di ruolo e vorrei cimentarmi, ecco, in un'altra interpretazione. Guarda, sicuramente mi piacerebbe provare un po' di più con la commedia, perché chi mi conosce dice che sono molto spiritoso nella vita e mi potrebbe uscire bene. Al momento non ho... sì, ho fatto un film di recente, 2 anni fa, che si chiama From the Wine, con Gio Pantoliano, che è di genitori napoletani, ma nato e cresciuto negli Stati Uniti, e lui li ha fatti 180 film a 70 anni, un grandissimo attore, molto affermato negli Stati Uniti. E lì è un personaggio molto simpatico, diciamo, abbastanza anche comico, una commedia romantica, però mi piacerebbe fare della commedia un po' di più. E speriamo di... Marco, e allora dobbiamo a questo punto iniziare a salutare, ecco, i fan che hanno lasciato anche dei commenti, come Arturo Favella. Sì. Un saluto a Marco, il migliore ad aver interpretato Maradona in uno dei tanti sulla vita del campione. Ed ancora salutiamo anche Angela Iannuzzi. Come ora para cioccolato. Come stato un grande cioccolate, si vede che cioccolate, si chiama in spagnolo, non lo so, è stato un gran bel film. Ok, l'ha tolta. eccola di nuovo. Okay. Tratto da un bellissimo romanzo che potrebbe raccontare anche di una grande famiglia matriarcale del sud Italia. Marco Giovane fu bravissimo. Grazie. Okay. Beh, mi fa piacere che questi film vengano visti. Ancora salutiamo anche, ecco,